Gianni Colacioni dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo alla seconda giornata in compagnia con Deken Dalkar, che non so se ho pronunciato bene, spero, che è ex presidente delle donne tibetane in Italia. E con Deken ovviamente parliamo, almeno come prima domanda, della condizione femminile delle donne in Tibet. Noi conosciamo quella nostra, conosciamo anche perché mediaticamente è abbastanza alla ribalta quella dei paesi islamici e così via, ma non conosciamo più o meno, non abbiamo avuto mai notizie divulgate molto sui nostri organi di informazione della situazione femminile in Tibet. E qual è? Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora vorrei dire che associazione donne tibetane in situazione in Tibet, no? Molto grave e molto critico, soprattutto donne, per esempio le donne tibetane vengono trattate discriminate doppiamente, anche nel lavoro, anche in Tibet parlo, non è per rifugiati in India. Non c'è lavoro, per esempio, poi donne tibetane non possono avere più di due figli, allora se c'è due figli vengono espulse dal lavoro, poi anche vengono, come si chiama, aborto forzato e sterilizzazione forzato da parte del governo cinese sempre. Allora, quindi la situazione è molto grave, perché nessuno sa, che tanta gente non lo sa della situazione delle donne tibetane, perché anche quinto mese della gravidanza vengono fanno abortire. Poi se c'è più di tre figli, allora le donne vengono, insomma, come detto prima, e non possono lavorare, se no fanno multe carissimo. Più adesso, per esempio, recentemente in Tibet, voi sapete che quasi 13 tibetani si sono dati immolati da soli, tra cui c'è una donna, una monaca tibetana, aveva 20 anni. Allora lei si è dato fuoco qualche mese fa. Tra questi c'è anche monaci, laici, e soprattutto c'è questa monaca giovanissima che anche lei ha disperato, no? È uscito nel, meno male che è uscito nel BBC, perché loro si sono dati fuochi, si immolano da soli, perché c'è questo dolore, no? Questa malattia da tanti anni, no? Da più di 50 anni che è accumulato, per questo si sono, per la disperazione si è dato fuoco, per attirare attenzione del mondo, della comunità internazionale. Quindi di fare pressione sul governo cinese, però nessuno vuole fare pressione sul governo cinese, perché Dio denaro è più importante dei diritti umani. Questa è un'ingiustizia, non c'è giustizia, perché dici che c'è l'ONU vuole aiutare, no? Popolo che è oppresso, solo parole. Perché non aiutano il popolo che si soffre da tanti anni? Questo io chiedo. Ascoltami, Deken, ma la discriminazione, diciamo, delle donne in Tibet, mi pare di aver capito, è un prodotto dell'oppressione cinese? Non ha niente a che vedere con una discriminazione di tipo religioso? No. Quindi, perché il buddismo non prevede, insomma, nessun tipo di discriminazione? No. Nel nostro punto di vista buddisti dici che a maggior ragione donne tibetane sono considerate più importanti, perché madre, no? È madre e come si chiama? Sono gentile con i suoi figli, con tutti. Quindi è importante, insomma, considerato molto importante donne. Quindi la Cina in realtà, con questa politica, diciamo, di controllo delle nascite e degli aborti forzati, sta portando avanti un discorso di pulizia etnica praticamente. Sì, vero. Ma non ci stanno dei modi anche
clandestini in qualche modo per far conoscere questa vicenda all'interno del Tibet, per esempio con internet, con delle delazioni di lotta clandestine? Sì, ci sono, però è difficile perché sai, il governo cinese sempre anche tagliano internet, luce, quindi notizia arriva molto raramente, molto poco, perché non è che si riesce ad arrivare a questa notizia freschi. Senti, la collaborazione in qualche modo col Partito Radicale Transnazionale, tu da quant'è che frequenti questi ambienti del Partito Radicale? Io da, insomma, adesso anni non lo so, però da tanti anni, perché Partito Radicale è molto importante per noi tibetani, perché loro hanno sostenuto da tanti anni, perché io conoscevo, lo sai chi è? Giovanni Negri. Quando c'era Giovanni Negri, segretario del Partito Radicale, quando c'era lui, Giovanni Negri, io non parlavo bene italiano, però scrivevo e facevo conferenza con lui. Poi qualche volta ho fatto incontro con Emma Bonini. Emma Bonino, anche ho fatto qualche tavola, insomma, tanti anni fa. Quindi sempre loro hanno continuato sempre appoggiare la nostra causa, quindi io veramente sono contenta e felice, che ringrazio il Partito Radicale, che unica che si porta avanti la causa tibetana, insomma non solo tibetani, ma adesso si vede che questo convegno si aiutano tutti questi popoli che hanno problemi, no? Gli uiguri, poi c'è vietnamiti, insomma tantissime persone che è venuto qua. Ascoltate, che ti volevo fare un'altra domanda. Quando si va via da posti, si fugge da posti così dove si vive una vita così, insomma, triste, amara, a volte capita che si dimentichi poi in qualche modo. Ecco, capita alle donne tibetane che in qualche modo, insomma, in Italia rispetto al Tibet si sta meglio, oppure si dimenticano, oppure sono tutte quante unite nel cercare di far conoscere questa vicenda? Allora sì, un pochino difficile, perché quando arrivano al mondo occidentale ovviamente, no, si dimentica un pochino, però non tutti, insomma qualcuno si muove ancora. Dai che non ha dimenticato. Io non ho dimenticato. Poi anche loro hanno problemi, perché c'è problemi di documenti, problemi del lavoro, problemi, insomma ci sono vari problemi, perché appena arriva qua non sappiamo lingua, non sappiamo dove battere testa, perciò problema c'è, però loro sempre nel cuore sempre tibetano. Deken, ti facciamo tanti auguri per questa lotta, noi siamo per le donne, io sono per le donne sempre a prescindere, e quindi avrai sempre voce quando ci troverai qui, e ti auguriamo un buon congresso e buona lotta. Grazie. Grazie a te. Ciao.